Bene, buonasera a tutti. Intanto che vi collegate, come al solito, vi introduco alla serata dicendo che io sono Dorian e sono uno dei soci fondatori della Società dello Zolfo. La Società dello Zolfo è un centro di studi sull'occultismo e l'esoterismo, nato nel 2015 con sede a Parma, e da anni ci occupiamo di organizzare corsi, convegni, conferenze legati a questi argomenti. Allora, questa sera uso questo tempo intanto per darvi qualche aggiornamento sulle nostre prossime attività. Vi ringrazio perché vi ringrazio a nome di tutta la Società dello Zolfo perché questa sera abbiamo pubblicato quello che è il progetto più ambizioso che abbiamo mai portato alla luce e che è l'Accademia di Arti Magiche Tradizionali, l'AMEN. L'evento è uscito su la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram, il nostro canale Telegram e si tratta sostanzialmente di un'accademia di arti magiche tradizionali dove tra le persone che cureranno le lezioni avremo proprio l'ospite di questa sera, Claudio Bonvecchio, ci sarà Sebastiano Fusco, ci sarà Stephen Skinner, che è già stato con noi, uno dei più importanti ricercatori per quanto riguarda la ricerca sui grimori. Ci sarà David Rankine, anch'esso un collaboratore stretto di Skinner, che ha scritto sui grimori medievali, sulle tavole magiche tradizionali. E inoltre ci sarà anche la partecipazione dei tre fondatori della Società dello Zolfo, quindi io, Mattia Mazzeo e Simone Vannini. È un percorso completo che durerà 60 ore e che fornirà sostanzialmente a tutti gli studenti delle basi tecniche per iniziare ad avvicinarsi alla magia cerimoniale in una maniera seria, senza nessun tipo di iniziazioni, senza nessun tipo di diciamo questioni di questo tipo. È puramente una struttura che si pone di insegnare alle persone utilizzare le tavole, ad utilizzare gli strumenti, ad utilizzare tutto ciò che è all'interno di quel grande sistema che possiamo definire come magia cerimoniale. Detto questo, e vi voglio ringraziare perché sono già arrivate praticamente tantissime mail, ci sono già state 5 persone che hanno deciso di iscriversi. I posti per l'Accademia sono 25, 25 studenti massimo durante l'anno. Quindi se siete interessati scrivete alla società dello zolfo @gmail.com. Andate a vedere sui nostri canali di che si tratta. Vi ricordo anche che a livello di corsi abbiamo attivo un corso che dal titolo Scrivere il libro rosso a cura dello psicologo e del filosofo Roberto Cecchetti. È un corso che si pone di un corso di 8 ore online che si pone dove Roberto vi introdurrà alla scrittura del vostro libro rosso sulla base degli scritti di Carl Gustav Jung. Infine, Roberto Migliussi, l'11 e il 12 febbraio, sarà a Parma per un corso dal vivo di Spiritual Technology, il sistema di psicoterapia basato sugli scritti di Dzivore Mihajlovic Slavinsky. Bene. Ultima cosa, vi ricordo che gratuitamente questo sabato sul nostro canale YouTube ci sarà la quarta edizione dell'Alba d'Occidente, il convegno nazionale di esoterismo occidentale, dove avremo Sara Spini che parlerà di Ecate e della magia di Ecate, Paolo Racanelli degli esorcismi, Marco Maculotti del folklore legato alla parte inglese, ai territori inglesi. E infine avremo anche Michele Olzi a presentare in qualità di relatore. Io adesso manderò la sigla, dopodiché vi do qualche aggiornamento sull'Alba d'Occidente anche in chiusura. Ci sarà anche una presentazione di un libro, di un romanzo, ci saranno altre questioni. E l'Alba d'Occidente vi ricordo che sarà gratuita questo sabato pomeriggio sul nostro canale YouTube. Ora mando la sigla e tra pochissimo ci rivediamo con l'ospite di questa sera.
Rieccoci qua. Buonasera a Claudio Monvecchio. Buonasera. Grazie, è un piacere riaverti qui sul nostro canale. E prima, per chi ancora non lo conoscesse, dico due parole. Claudio Monvecchio è stato professore di filosofia politica presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese Como, è membro del CDA della Fondazione Luigi Einaudi e prende parte a numerosi comitati scientifici e istituti di ricerca italiani e stranieri. Ha scritto di esoterismo, di simbologia, di mitologia, è autore tra i vari libri di esoterismo e massoneria e della prefazione alla nuova edizione dell'Illuminismo dei Rosa Croce. Bene, questa sera siamo qui con il professor Claudio Monvecchio per parlare della mitologia di Tolkien, un argomento che ci avete chiesto in tantissimi. Quindi direi che, dato che le domande saranno, probabilmente ci saranno diverse domande dal pubblico, di partire subito. Io, Claudio, parto con la prima domanda di quelle nostre della Società dello Zolfo e ti chiedo: lo Hobbit, il Signore degli Anelli, Silmarillion, ci potresti spiegare l'evoluzione narrativa di Tolkien in queste tre opere? Considerando che scrisse lo Hobbit per i suoi figli, è possibile che la stesura dei volumi successivi rappresenti una vera e propria esplorazione di contenuti mitologici talmente approfonditi da sfociare nella vera e propria materia esoterica? Sicuramente, anche se il Silmarillion è stato pubblicato postumo, non è stato pubblicato in vita. E Silmarillion, in qualche modo, Tolkien incomincia a scriverlo nel 17, durante la guerra, non a caso lui era militare, ed è in qualche modo stato ciò che l'ha ispirato in tutte le scritture successive. Però non è stato pubblicato, quasi che fosse una sorta di libro rosso, per usare un termine junghiano, anche se molto diverso, in cui bene o male costruiva l'impalcatura del sistema mitologico di cui poi gli altri testi saranno le parti determinanti. L'Hobbit, ma soprattutto la trilogia del Signore degli Anelli. Quindi il Silmarillion, che è l'opera anche più difficile da leggere, perché è molto complessa nella sua costruzione, no? Perché è un'opera che oserei dire mito teologica quasi, visto che poi si parla della creazione, è un po' difficile. Però direi che è forse anche per questo che non l'ha pubblicata, l'hanno pubblicata apposta. Però io credo che sia molto interessante, perché dà il quadro di questo mondo, perché è un vero e proprio mondo che Tolkien scrive. Se poi questo mondo volesse essere un'immagine del mondo reale trasposto in maniera letteraria, oppure voleva essere un invito, soprattutto nel Signore degli Anelli, a identificarsi con questo mondo, è in qualche modo quello che ciascuno deve scoprire. Bene, allora continuo e ti chiedo: che valenza potrebbero avere, secondo te, da un punto di vista iniziatico, le opere di Tolkien, considerando appunto che Silmarillion è l'opera che descrive la mitologia del suo immaginario, che lo scrittore l'ha elaborata per tutta la sua vita? Credi che il tempo abbia permesso a quest'opera di dare vita a veri e propri insegnamenti iniziatici? Sicuramente, perché gli insegnamenti iniziatici sono strettamente congiunti alla volontà di Tolkien di costruire qualcosa che fosse una risposta anche al mondo moderno. Non dimentichiamo, anche portato all'estremo, che Tolkien è stato un'icona del sistema conservatore nel mondo, non solo in Inghilterra. Tolkien voleva esprimere con questa sua opera la tendenza a superare in qualche modo la modernità, una modernità che a lui sicuramente non piaceva, e lo fa evidentemente soprattutto nel Signore degli Anelli con questa trilogia. L'anello è il simbolo in qualche modo del compimento che ciascuno deve fare in se stesso per poter riuscire a trovare la perfezione ed equilibrio. Quindi sicuramente si può considerare un'opera iniziatica. Non a caso anche le figure stesse, che non sono solo quelle che balzano più all'evidenza, come Gandalf, che non dimentichiamo è una figura particolare, perché è uno stregone, ma è un Maiar. Maiar è un Ainur di tono minore. Gli Ainur sono paragonabili agli angeli, in qualche modo, se vogliamo usare questo termine. Quindi è un personaggio che è strettamente collegato alla creazione, no? Non è solo quello, ma è soprattutto
quella persona comune che è Frodo. Frodo che è una persona comune, anzi è meno di una persona comune, perché è un mezz'uomo, come si dice. Quindi questo è grazie a questo mezz'uomo che si riesce a risolvere un problema che avrebbe potuto portare alla distruzione del mondo. Il mezz'uomo è quella persona, ciascuno di noi, che deve compiere un cammino, prima aiutato dagli altri, la Compagnia dell'Anello, non a caso, ma poi da solo, per arrivare fino al Monte Fatto, dove anche avrà bisogno di qualche cosa d'altro, avrà bisogno di Gollum, paradossalmente, no? Che Gollum, per chi non lo conosce, per chi non ha letto il libro, è quello che si è impadronito dell'Anello del Potere, che casualmente è caduto quando a Sauron viene troncato il dito su cui era l'anello, ha bisogno di Gollum, e Gollum rappresenta la contraddittorietà degli istinti, perché è solo istinto, l'istinto di possesso, l'istinto che lo porta a tenere l'anello. Ebbene, anche allora l'istinto di Gollum e il desiderio di compiere un'opera meritoria, anche se vogliamo razionale, perché era sostenuto per tutta l'epoca, e mette insieme le due figure e rappresenta in qualche modo una totalità. Allora è l'invito a ciascuno, indipendentemente dal livello che ciascuno ha, a compiere questo tragitto, e questo è sicuramente iniziato. Certo, poi anche nel percorso ci sono diversi poi step, diciamo. Diverse figure, non a caso ciascuno ha il suo correlato, per esempio Sam è come dire, la controparte anche di Frodo, no? Rappresenta quello che non è Frodo. Frodo ha una certa tipologia, Sam ha una tipologia contraria, anch'esso molto istintiva. Significa che noi dobbiamo fare i conti non solo con gli avvenimenti esterni che ci portano a cercare di equilibrare ragione e istinto, ma anche dobbiamo equilibrare dentro di noi le pulsioni, no? Come rappresentate da Sam, che vengono in aiuto alla persona e lo equilibrano, e quindi fanno in modo che questo equilibrio interiore lo possa portare poi a un equilibrio più generale. Ed è molto evidentemente molto complesso, perché anche nella Compagnia dell'Anello troviamo figure di vario tipo, no? Che possono essere figure che si inquadrano in un cammino iniziatico. La figura del guerriero, per esempio, no? La figura del mago, la figura dell'elfo, che in qualche modo è un partecipe della creazione. No, sono tutte figure, ciascuna delle quali ha un posto anche di ausilio in questa opera, no? I nani, gli elfi, sono fondamentali per compiere questa impresa, che è l'impresa titanica che ciascuno deve compiere, fino a arrivare al fatto, al destino, che poi è incontrollabile, ma che anche lì ha un suo ruolo e una sua funzione. Bene, ti ringrazio Claudio. Allora, vedo che siete adesso in tanti connessi, ho visto anche già qualche domanda. Se vi ricordo che se avete qualsiasi domanda, se vi viene qualsiasi domanda durante la nostra conversazione, potete farla qui nei commenti, che le leggeremo alla fine a professor Claudio Bonvecchio nella parte finale della trasmissione. Quindi fatele pure e dopo le segnaleremo. Dunque, Tolkien, sia nel Signore degli Anelli che nelle sue altre opere, è stato molto ispirato da altre culture, mitologie, sistemi religiosi. Dobbiamo vedere così l'insieme di queste culture, o quello che Tolkien ha realizzato è proprio un nuovo mondo, un nuovo sistema religioso, una nuova mitologia? Ma intanto bisogna precisare che Tolkien era cattolico, il suo tutore era un sacerdote, il suo primo figlio sarà un sacerdote anch'esso. La moglie era protestante e diventa cattolica. Quindi lui ha avuto una fortissima impostazione cattolica, ma anche una convinzione cattolica. Nelle lettere scrive a suo figlio raccomandandogli l'Eucaristia come modo per avvicinarsi a Dio. Quindi è un cattolicesimo di fondo. Però, e qui è la cosa curiosa, il cattolicesimo è una importante, ma non la sola componente di questo mondo, perché entrano aspetti biblici fondamentali, entrano aspetti di tipo platonico, il mito di Atlantide, per esempio, è nella mente di Tolkien, il Kalevala, no? il poema nordico, l'Edda, no? Fondamentale, Omero, no? Beowulf, di cui Tolkien scriverà l'edizione Princeps, no? Quindi è un mondo complesso, più che non, ecco,
dire che Tolkien vuole creare un mondo o una religione credo che non sia giusto. Vuole creare però un percorso che parte da un'immagine del mondo che può essere gradita a chiunque, indipendentemente da tutti. Per esempio il Dio creatore, no? Eru, Ilúvatar, nel suo linguaggio vuol dire essere supremo, è qualcosa che sicuramente ricorda il Dio della Bibbia, però ricorda in qualche modo anche il Dio gnostico, il Deus absconditus, perché poi questo Eru, Ilúvatar, crea il mondo, però si disinteressa del mondo, non entra nelle questioni del mondo, non entra nelle questioni degli uomini. Gli uomini hanno il libero arbitrio, possono fare quello che vogliono, e in questo senso potrebbe essere una sorta di Abraxas gnostico, per esempio. Ha degli inserti che potrebbero essere sicuramente appartenenti alla tradizione indiana. Per esempio, il mondo viene creato dalla musica. La musica sappiamo che è ritmo e quindi è vibrazione. Gli Ainur, per esempio, sono divinità angeliche, per esempio, ma potrebbero essere anche quelle della Bibbia o potrebbero essere quelle della tradizione vedica, che cantano un canto armonico da cui si dissocerà chi? Il male, no? Melkor, no? Che sarà la dissonanza. Quindi è un mondo che in realtà è composto da vari mondi, ma però può essere, proprio per quell'idea che aveva Tolkien di iniziatica in qualche modo, secondo me, poteva essere gradito a tutti, perché in fondo non disturbava nessuno. Era un'immagine del mondo come depurato dalle varie specifiche tradizioni religiose. Ma non aveva uno scopo religioso, non c'è un sacerdozio, non c'è una ritualità. C'è però un percorso iniziatico e in questo senso era fondamentale avere un quadro che potesse essere gradito a tutti. Ecco, io penso che sia questa la sua caratteristica principale, perché altrimenti sarebbe entrato in uno specifico, in un mondo specifico. Per esempio, se noi prendiamo Ledda è chiaramente un mondo antico, ma è chiaramente celtico, odino, e chi non si riconosce in quello, evidentemente, per chi non si riconosce in quello, Ledda non gli dà niente. Mentre il mondo di Tolkien è un mondo che bene o male può essere approcciato da chiunque, perché si ritrova. Ma giusto perché l'hai citato, per quanto riguarda invece, ti chiedo prima di continuare, cosa ne pensi della visione che ha Tolkien del lato, diciamo, malvagio nelle sue storie? Quello, Melkor potrebbe essere sia il male, perché la concezione di Tolkien in realtà io penso che sia in fondo gnostica, perché c'è il bene e il male, molto chiaro, molto chiaramente delimitato. E in questo senso Melkor, che poi diventa Morgoth, e il suo diretto servo, che è Sauron, in fondo rappresentano il male tipico della tradizione, potrebbe essere anche del mazdeismo e di Zarathustra, ma anche dello gnosticismo. No? Sono due mondi, il bene e il male contrapposti. L'uomo è in mezzo e quindi può scegliere, ma scegliere significa comprendere una scelta. Per cui tutto il lavoro di Tolkien è quello di far comprendere la necessità della scelta. Una scelta che può essere pericolosa. E le scelte sono continue. Pensiamo a Frodo, che è continuamente sotto gli occhi di Sauron, perché porta l'anello. L'anello però gli consente di trovare soluzioni, anche quando viene attaccato, ma se trova questa soluzione, se sceglie male, è sotto gli occhi di Sauron e quindi rischia di diventare come Sauron. Quindi è un mondo tra bene e male in cui l'uomo, il mezzo uomo, che diventa poi più uomo degli uomini, deve continuamente scegliere. E questa è la condizione anche degli uomini, non solo di ogni tempo, ma soprattutto per Tolkien del suo tempo, che in bene o male è schiacciato tra un mondo del bene, che per molti versi si sta corrompendo, è un mondo del male che sta diventando poi tecnologico. Non dimentichiamo che Tolkien non amava per niente la tecnologia, in cui l'uomo deve scegliere continuamente. E questo è il carattere precipuo, io credo, del messaggio vero e proprio tolkieniano. Messaggio perché ha avuto questa diffusione totale, è uno dei libri più diffusi al mondo.
quelli. Anche perché oggi è ancora vivo, anche proprio perché questa cosa qua, ad esempio, che citavi del mondo tecnologico, di tutto questo lato che Tolkien descriveva come malvagio, diciamo, all'interno dei suoi libri, oggi è ancora molto evidente. Certo, è dissonante. La tecnologia per Tolkien è dissonante. È qualcosa che rompe l'armonia, perché naturalmente la vede come l'eccesso, non la norma, ma vede l'eccesso. Per cui è chiaro che la lotta contro Sauron e quindi contro Melkor, Morgoth, è la lotta anche contro questa deriva del mondo, di cui Tolkien era particolarmente preoccupato. Bene, ti ringrazio Claudio intanto di aver risposto a queste domande. Io continuo a invitare gli spettatori che continuano a crescere a, se avete delle domande, se avete delle domande da fare al professore, scrivetele pure in chat che le leggiamo, come dicevo prima, alla fine dell'intervento. Tolkien è mai stato a contatto con realtà iniziatiche? Eh sì, Tolkien è stato a contatto con realtà iniziatiche, perché lui aveva due amici. Uno era Lewis, famoso perché poi ha fatto le storie di Narnia, e l'altro era William, che erano molto vicini all'antroposofia di Rudolf Steiner. E Rudolf Steiner ha scritto dei testi specifici proprio sull'iniziazione. Un libro di Steiner, l'iniziazione, è un libro che merita veramente di essere letto. E naturalmente, anche se Tolkien non ne parla specificatamente, sicuramente è venuto a contatto tramite questi con l'antroposofia. L'antroposofia che, a differenza della teosofia della Blavatsky, ha un'immagine centrale nella figura di Cristo, quindi gli poteva anche garbare dal punto di vista religioso. E non solo, metteva insieme anche molto della tradizione mistica sveva e alchemica, quindi qualche cosa che bene o male poteva essere vicino alla sensibilità di Tolkien. Goethe, per esempio, no? E quindi io credo che sicuramente Tolkien sia venuto a contatto, e essendo poi cattolico, profondamente cattolico, sicuramente non avrebbe mai fatto parte a qualcosa che prevedesse un'iniziazione particolare. Però sicuramente ha ripreso certi concetti che venivano da Steiner, per esempio il guardiano della soglia, perché ci sono tante soglie in Tolkien, e bene o male in ognuna di queste c'è un guardiano. Pensiamo, prima di arrivare al regno di Saruman, per esempio, c'è il guardiano della soglia che è Shelob, il ragno, quello più evidente, ma non è solo quello. Durante tutto il percorso anche dell'Hobbit, no? Ci sono delle soglie che sono umane in alcuni casi, soglie che non sono umane. Per esempio, Gandalf, lo stregone grigio, diventa bianco dopo aver affrontato il Balrog. Anche il Balrog è un Maiar, però appartiene alle potenze della terra, mentre Gandalf appartiene alle potenze del cielo. Quindi non può diventare, non può avere la pienezza che lo consentirà di aiutare il compimento dell'azione della compagnia, se non riesce a vincere la parte della terra che lui non ha, perché lui appartiene agli Ainur, bene o male, anche se in un ruolo inferiore, diciamo agli angeli. Ma l'angelo deve poter sperimentare la potenza della terra, del Balrog, che è il guardiano della soglia, per poter diventare quello che diventerà, per diventare il bianco, e quindi per poter affrontare Saruman, che invece tradisce la sua missione, perché si mette d'accordo con Sauron e riesce a prevedere le cose perché possiede il Palantir, che è una delle gemme che consentono di vedere il futuro. Quindi sicuramente questa immagine di guardiani della soglia, di traguardi da superare, sono presenti nell'opera, e quelli secondo me vengono molto da Steiner. Quando arrivano per esempio a Gran Burrone, no? Il giovane mezzo uomo, no, Frodo, pensa che sia finita la sua opera. Ma quella è una soglia, perché incomincia un altro tipo di viaggio. E sarà lui che a un certo momento dice, vabbè, allora lo faccio io. E quindi superano una determinata soglia. Ecco, questo è sicuramente
ipotizzo che possa venirgli da queste frequentazioni di Lewis e anche di William, che erano appunto antroposofi, o erano molto vicini all'antroposofia, la conoscevano comunque. Bene, ti ringrazio. E, continuando, ti chiedo questo. Un altro grande ciclo epico che ha forgiato l'immaginario e la cultura occidentale è certamente il ciclo arturiano e la ricerca del Sacro Graal. Pensi che Tolkien sia stato influenzato da questa fonte e, se sì, quali sono i punti in comune che intravedi? Beh, sicuramente è stato influenzato, perché il Graal nella tradizione dei poemi anche anglosassoni è estremamente presente, e un cultore come lui della letteratura anglosassone antica non può non aver attinto. Cioè, la figura di Merlino, per esempio, no? Robert de Boron parla del Merlino, ma il Merlino è anche precedente a Robert de Boron, che è tardo. Quindi sicuramente, per esempio, la figura di Gandalf per molti versi può averla attinta da Merlino, per fare un esempio. Ecco, il Graal è una coppa, qui si tratta di un anello. È leggermente diverso, anche se ci sono delle somiglianze, perché la coppa rappresenta l'immagine simbolicamente, sia rimanda al calderone celtico, la coppa, ma la coppa rimanda anche al luogo della rinascita. La coppa è il luogo della morte e della rinascita, è l'utero femminile, è la caverna dove ci sono le acque primordiali, è la caverna dove si nasce anche in epoca preistorica per proteggersi dall'esterno, ma dove i corpi vengono inumati. In qualche modo l'anello, anche l'anello, è un simbolo di morte e di rinascita. L'anello viene buttato nel monte Fato, ma perché con la distruzione dell'anello può nascere un mondo nuovo, o almeno un equilibrio nuovo, perché poi bisognerà vedere che cosa succederà in seguito. Quindi sicuramente anche nella finalità stessa è presente questo ricordo del Graal, anche se in forma diversa. Come il Graal, per esempio, ci sono tutti i vari passaggi. Anche se il Graal per alcuni aspetti quello che troverà il Graal è un individuo solitario, ma anche Frodo è un individuo solitario, però l'individuo solitario parte insieme ai Cavalieri della Tavola Rotonda, che in qualche modo rappresentano quasi un'ideale compagnia dell'anello, poi dopo si separano, oppure se si prende il Parsifal di Wolfram von Eschenbach, no, sono i Templari in qualche modo che accompagnano, poi dopo però l'individuo si muove da solo, perché in fondo la salvezza è individuale, il percorso che ciascuno deve fare è individuale, come anche le domande che uno si deve fare. Le domande, Frodo per esempio si fa molte domande in qualche modo durante il percorso, domande che anche problematizzano il suo percorso stesso, come il Parsifal, anzi nel famoso Parsifal di von Eschenbach, il Parsifal non riesce a trovare il Graal perché non si pone delle domande, le domande che invece si pone per esempio Frodo. Quindi sicuramente nella differenza ci sono molti aspetti che si possono considerare, seppure in forma trasformata e variata, delle citazioni in qualche modo della Quest du Graal, della ricerca del Graal. Anche questa è una ricerca. È la ricerca che porta a buttare l'anello nel Monte Fato. Certo. Bene, ti ringrazio. E passo alla prossima domanda, che è: nel Signore degli Anelli gli orchi erano originariamente degli elfi, poi corrotti. Credi che si possa vedere in questo un tipico tratto della dottrina gnostica e dell'influenza arcontica? Beh, nella tradizione gnostica gli arconti sono i signori di questo mondo. Non sono tanto una popolazione, ma solo coloro che in qualche modo comandano. Io direi che gli orchi e le altre creature possono essere della terra di mezzo, no? Anche gli orchetti o anche i troll possono essere delle immagini dell'uomo che lo gnostico avrebbe definito nel primo livello della terra, no? I gnostici dividono in tre categorie, no? I pneumatici, gli psichici e gli ilici.
Gli Illici sono gli esseri legati alla terra. Se noi vediamo nel racconto di Tolkien, gli orchi provengono dalla terra, gli orchetti vengono dalla terra, e tutte le altre creature che sono al servizio del male provengono dalla terra. Sono quelli che non accettano di riflettere e che quindi si pongono al servizio del male, coscientemente o incoscientemente, ma la cosa è irrilevante. Nella gnosi vera e propria, semmai le somiglianze con la gnosi sono nel Signore, come dicevo prima, che può essere il Deus absconditus, il Dio assoluto, che però non ha, evidentemente, non ha come nella gnosi il suo contraltare in Yaldabaoth, che è una sorta di cattivo Dio dell'Antico Testamento. Quanto piuttosto io penso appunto che questa popolazione corrotta, diciamo così, sia appunto corrotta perché appartiene alla terra e non vuole essere altro che terrena, non vuole aprire gli occhi verso il cielo, non vuole diventare psichico, per usare un linguaggio gnostico, oppure non vuole diventare, in quella particolare immagine della gnosi in cui è possibile passare da un livello all'altro, non può diventare spirituale e quindi è pneumatico. Allora, intanto ti ringrazio. Dunque, io adesso ho un paio di domande un po' più personali da farti, dopodiché, siccome abbiamo ancora tempo, abbiamo tenuto diverso tempo per gli spettatori, quindi se avete delle domande fatele pure nei commenti che inizieremo a leggerle al professore. Dunque, una cosa che ti volevo chiedere è, quando tu hai letto per la prima volta un'opera di Tolkien e che impatto ha avuto su di te? Mi è stato regalato questo libro negli anni 70, appena uscito circa, no? Me l'ha regalato una ragazza, e io ho cominciato a leggerlo e non ho smesso di leggerlo fin tanto che non l'ho finito. Quindi un giorno e una notte praticamente insonne, perché è qualche cosa che ti trascina all'interno del racconto, proprio per il discorso che facevo prima, perché ti senti parte di questo racconto, ti senti anche tu portatore di un anello, del tuo anello, che in qualche modo devi gettare nel monte fato per trovare la via giusta, la strada giusta, e non essere in qualche modo, e non farti impadronire da questa dimensione illica, che è quella che abbiamo detto prima e che Tolkien sospettava diventasse una dimensione coinvolgente l'umanità. Quindi è stato qualcosa che sicuramente mi ha colpito. Poi ho avuto anche la fortuna di conoscere, ma lo conoscevo in parte già, Quirino Principe, che è stato quello, amico di Tolkien, ancora vivente, che è stato quello che ha curato in qualche modo la revisione della traduzione, e poi della Mirzolla, che anche di quello era amico, che aveva fatto l'introduzione molto interessante. Dalla caso anche di Amirzolo sottolineava questo aspetto contrastante la modernità. In quel momento storico, siamo negli anni 70, quindi dopo, cioè a cavallo tra il 68 e il 70, ecco, in quegli anni in cui sembrava che venissero travolti tutti i valori particolari, e allora Tolkien sembrava che in qualche modo riproponesse in maniera apolitica, in un certo senso, no? Un conservatore vero, in qualche modo non ha nessun partito, ma riproponesse un modello di mondo in grado di contrastare quello che stava avvenendo, sicuramente non bendandosi gli occhi di fronte al futuro, ma nemmeno buttando via il passato come stava avvenendo. Erano gli anni, non dimentichiamo, in cui persino la Chiesa stava buttando a latere il latino, cosa che scandalizzò molto Tolkien. Ecco, allora in quegli anni leggere Tolkien e sentirlo come proprio significava in qualche modo mettersi su una strada diversa di quella che il mondo stava prendendo. Bene, qual è la tua opera invece preferita di Tolkien? Beh, sicuramente Il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli perché, anche Silmarillion è interessante, ma Silmarillion è complesso. In Silmarillion bisogna fermarsi, ogni passo, riflettere, cercare di fare i collegamenti. Invece nel... Un po' quello che si legge per ultimo anche, no? Di solito, certo, cioè... no? Certo, nel Signore degli Anelli c'è un'immedesimazione completa, perché ora ti immedesimi con Aragorn, ora ti immedesimi con Gandalf, ora ti immedesimi con Frodo, ora ti immedesimi con Sam, no? Qualche volta ti puoi immedesimare anche con Gollum, perché poi in realtà altre volte noi siamo con Gollum, no? Quando cerchiamo un tesoro, ce ne impadroniamo, non vogliamo lasciarlo a qualsiasi costo.
e quindi la ricerca del tesoro è qualche cosa che ci mette in contrasto con noi stessi. Infatti Gollum è bipolare. È bipolare e sembra quasi l'immagine di un uomo in un mondo che è bipolare. Sì, comunque sono d'accordo con quello che dicevi prima. Penso che ci sia proprio un certo tipo di persone che legge dei valori all'interno del Signore degli Anelli che vanno avanti di generazione in generazione, poi si ritrova sempre. Certo. Bene. E ultima domanda prima di passare a quelle del pubblico. Che cosa pensi, ecco, che tra l'altro si collega bene a quello che stavamo dicendo, che cosa pensi che possa insegnare l'opera di Tolkien alle nuove generazioni? Ma io penso che se una persona lo legge e, come dire, fa una lettura aperta, in cui, cioè, quando si legge un libro tendenzialmente ci si identifica con il personaggio, a meno di non avere un atteggiamento iperrazionalista, per cui si guarda il quadro generale, alle contestualizzazioni che poi portano a non capire niente del testo. Se uno invece legge l'opera di Tolkien e si sente partecipe, perché in fondo Tolkien ti invita a partecipare, ti invita ad essere anche tu uno della Compagnia dell'Anello, se non vuoi essere addirittura, se non ti vuoi identificare con Frodo. Io credo che oggi leggere in questo spirito l'opera sia molto importante, perché noi viviamo in una sfida, perché Sauron oggi è presente nel mondo, è il male che è presente nel mondo, il male che è tecnologico, ma non è solo tecnologia, è conformismo, è narcisismo, è relativismo, no? E allora ti costringe a riflettere su quello che sei, su quello che puoi diventare e su quello che puoi fare tu individualmente per aiutare il mondo a essere diverso, perché come Frodo ciascuno di noi è chiamato a far sì che il mondo possa essere diverso da quello che è. Quindi credo che l'opera di Tolkien oggi possa insegnare tantissimo a chi però l'accetta per quello che è, a chi non va a cercare cose strampalate, ma si senta un membro della Compagnia dell'Anello, se non il portatore di un anello, anche se ciascuno di noi in realtà è un portatore dell'anello. Ti ringrazio Claudio. Un'ultima cosa ti voglio chiedere prima di passare alle domande del pubblico. Che cosa ne pensi invece della parte legata ai film del Signore degli Anelli? Ma io ho trovato che, allora, rendere un'opera filmica è estremamente complesso. Tanto per dire, un'opera, per un altro campo, fatta da Visconti, per esempio Morte a Venezia, ecco, è perfettamente rispondente. Il testo, con la musica, con il clima, un'opera straordinaria. Visconti è stato un grande regista, no? Come anche Ludwig, no? I film di Ludwig. Ecco, nella filmografia del Signore degli Anelli io credo che sia stato azzeccato bene i luoghi, i protagonisti, e ritengo che sia, cioè, non al 100%, ma all'80% rispondente allo spirito del libro. Cioè ti fa immedesimare, perché in qualche modo è vicino allo spettatore, non crea un distacco, ma crea invece una complicità con lo spettatore. E quindi credo che siano film che non evitano di leggere il libro, ma che possono essere anche un completamento visivo al libro. Quando uno legge il libro e poi dopo vede i film, non sente uno stacco, ma sente, pur nella ovvia diversità evidentemente nell'aver eliminato certi aspetti, no? O non aver troppo sottolineato certi aspetti, però si ritrova, ecco, nel film. Bene, tra l'altro è curioso anche il fatto che sia una di quelle opere dove di solito quando escono, no, i film c'è tantissima divisione, una grande spaccatura. Invece alla fine tante persone sono state concordi proprio nel dire che a un 80% insomma il film è stato preso bene, ha preso bene quelle le atmosfere. Ecco. Bene, allora io adesso passerò alle domande del pubblico, che comunque potete continuare a scrivere perché tanto abbiamo un po' di tempo. Partiamo da Francesca Malpeli, chiede: le opere di Tolkien vanno oltre il semplice racconto fantastico e mitologico, un mondo del passato? Un mondo del passato, ma quello che dice Tolkien non è qualcosa che appartiene al passato, io direi che è qualcosa che appartiene al futuro, oltre che al presente. Quindi, come tutte le grandi opere che hanno anche un background mitologico,
non appartengono al passato, perché riprendono magari in forma diversa, come può essere quello di Tolkien, quello che è la vita di ciascuno e che tutto sommato è uguale nel tempo, perché i problemi che affrontiamo noi, evidentemente in chiave forse più esasperata per gli aspetti tecnologici, per gli aspetti della società di massa, per la globalizzazione, sono i problemi che vivevano i nostri, che sono i nostri antenati egizi, o forse prima di noi ancora l'uomo delle caverne. Ovviamente fate le debite eccezioni. Quindi non è un'opera del passato, io direi un'opera sicuramente del presente, ma ancora di più del futuro, se è vero che vuole combattere una certa immagine del mondo che oggi più che mai diventa inquietante. Bene, ti ringrazio Francesca. Passiamo a Filippo Argenti, che fa questa domanda. Dice: si presuppone che il maggiore dei maghi, ossia Saruman, per raggiungere il suo livello avrebbe dovuto avere una forte componente di incorruttibilità. Cosa rappresenta la sua resa all'oscurità? Beh, la sua resa all'oscurità è una diminutio capitis, perché il mago deve essere mago nella sua immagine più profonda, più alta. Penso a Paracelso, penso a Agrippa, ma penso a Pico della Mirandola, penso a Marsilio Ficino. Il mago, a Tritemius, è l'equilibrio. Il mago non può essere né il bene assoluto né il male assoluto, perché viene meno a quello che è. Il mago in qualche modo dovrebbe essere l'uomo perfetto, l'uomo che è in sintonia col microcosmo per lui, ma il macrocosmo con cui opera. Quindi Saruman ha perduto questa caratteristica, perché in nome del suo potere personale, perché non dimentichiamo che Saruman in realtà voleva scalzare Sauron, cioè ne diventava alleato, ma il suo sogno era quello di sostituirsi a Sauron, e evidentemente perde la caratteristica di mago. Difatti non è più bianco, ma diventa grigio, a differenza di Gandalf, che diventa bianco, perché Gandalf affronta il nemico, affronta il Balrog, ma non lo affronta semplicemente per avere un tornaconto personale, l'affronta per provare a se stesso, perché il Balrog era anche dentro di lui, non a caso era un Maiar come lui, anche se apparteneva alla Terra. Invece Saruman non affronta questa sfida, semplicemente sfida in realtà gli altri, ma non sfida se stesso. Un mago deve naturalmente sfidare anche se stesso, in tutta la tradizione e anche nello spirito, altrimenti corre il rischio di venire meno alla sua opera, di non avere il potere. Infatti il problema di Saruman sarà quello che a un certo punto gli viene meno il potere. E che cosa gli fa venire meno il potere? Quando gli alberi, cioè la terra, la tradizione più profonda, no? La creazione stessa si rivolta contro di lui e lo distrugge praticamente, e perde il suo potere. Quindi in questo senso lui si è arreso alla parte negativa di se stessa e non l'ha controbilanciata. Grazie Filippo. Dunque, Fratria chiede: quanto conta l'idea imperiale sugli scritti di Tolkien? Tolkien, tra parentesi, sapete che era Sir, era commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico, quindi sicuramente l'idea imperiale, e Tolkien è nato e praticamente è morto quando stava finendo l'impero inglese, quindi il modello dell'impero inglese sicuramente era presente in Tolkien, anche se Tolkien era di origine germanica, perché la famiglia di Tolkien era di un paese vicino a Königsberg, i suoi antenati. Ma poi c'era perfettamente, come dire, ambientato nel mondo, i suoi genitori e anche i suoi nonni nel mondo inglese. Quindi sicuramente aveva recepito l'idea di impero, ma l'idea di impero come una grande struttura in cui in realtà tutto può, come dire, compensarsi. Perché in fondo, tra parentesi, Tolkien era monarchico. Lui diceva, io sono, in una sua lettera dice: io mi posso definire anarchico anche, ma in realtà posso anche definirmi come un monarchico conservatore e non costituzionale, perché la sua idea era quella di un mondo governato da un re, come il re di Gondor, per esempio, alla fine, quando sarà Aragorn, no? Un re che però ha in sé i grandi valori, che quindi può governare in pace e in tranquillità. Non a caso l'altro re
che non ricordo più di che cos'era, che ha come consigliere Vermilingo, è un re malato. Solo quando il suo consigliere sarà eliminato riuscirà a riprendere la sua potestà e anche il popolo lo approverà. In questo senso c'è un parallelo col re vulnerato del Graal, perché anche nel Graal il re è malato e tutto il mondo deperisce con lui. L'albero è secco. Solo l'albero rifiorirà quando il re viene guarito, perché il Graal è stato ritrovato. Allora, quando l'opera che Tolkien pensa che debba fare la Compagnia dell'Anello, il mondo si ricompatti, allora sì, che ci può essere un monarca illuminato e allora il mondo ritroverà una pace. In questo senso, diciamo, è imperiale l'idea che sta alla base di Tolkien. Bene, ti ringrazio. Allora, poi un'altra domanda, un altro po' di domande ce n'è. Allora, questa è una domanda che è stata rifatta diverse volte, ho visto, su questo personaggio, Tom Bombadil, un personaggio avvolto nel mistero, e lì si definisce il più anziano che era prima dei fiumi, prima degli alberi, e forse il Green Man? Potrebbe essere il Green Man, l'uomo dei boschi, però questo è appunto avvolto nel mistero, perché è quello che salva anche la compagnia, cioè salva Frodo, il suo amico Sam, e ha questa funzione. Però poi dopo in qualche modo non compare più direttamente. Potrebbe essere l'immagine della natura, in fondo è l'immagine, secondo me è l'immagine della natura, quella che bene o male viene creata, ma che ha una sua autonomia, e una natura che è equilibrio. D'altronde vive al confine tra i mondi Tom Bombadil, e riesce a, come dire, lui e la sua sposa, in un mondo molto, molto bello, sembra quasi un'immagine di una contea inglese in cottage con due spose che si amano in maniera molto equilibrata. È la natura, secondo me, Tom Bombadil, nel suo essere tale, la natura nel suo equilibrio, la natura dei fiori, degli alberi, delle acque, che in qualche modo rappresenta il compimento della creazione divina. E per questo è un mistero. Bene, ti ringrazio anche Roberto. Qua c'è una bella domanda di Guglielmo Destro che chiede: forgiato nella terra, rimasto a lungo in acqua, portato al collo, all'aria e infine gettato nel fuoco, può l'anello rappresentare l'iniziato? E se sì, Frodo può essere la rappresentazione della tradizione? Beh, l'anello rappresenta la condizione per cui ci può essere un'iniziazione. C'è un'iniziazione perché c'è un anello che bisogna portare e che bisogna distruggere, perché è diventato dentro di noi l'aspetto positivo, la risoluzione del cammino. In questo senso, certo, Frodo rappresenta la filosofia perennis, il lavoro che ciascuno deve fare per riuscire a buttare il negativo nel monte fato, equilibrarsi col positivo e riuscire poi, come la fine del Signore degli Anelli, a prendere la barca per andare verso l'infinito. Quindi in questo senso sicuramente rappresenta la tradizione, e credo che Tolkien avesse molto chiaro questo, perché Tolkien in qualche modo, anche se essendo cattolico non lo dice direttamente, espressamente, però si riconosce nella tradizione, che non a caso contrappone contro la modernità, che va contro la tradizione. Ti ringrazio, ringrazio anche Guglielmo. E qui abbiamo Anna Raimo che chiede: secondo lei la marcia degli Ent può essere una lotta contro la tecnologia? Questo fenomeno ricorda il fenomeno dell'industrializzazione dell'inizio del Novecento. È un esempio di deforestazione odierno? Ma direi di sì, perché se noi vediamo quello che combina Saruman, quando si vede proprio, il film lo fa vedere molto bene, ma il libro lo racconta, quando vengono abbattuti tutti gli alberi per forgiare le armi, per far sì che dalle profondità della terra, grazie al fuoco, escano queste nuove creature appunto iliche, no? Che vengono fuori. Quindi sicuramente è il fenomeno dell'industrializzazione. Teniamo presente che ancora nei primi anni dell'Ottocento i poeti, i cosiddetti lacustri, Coleridge, Wordsworth, eccetera, lottavano per un'immagine della terra, dei laghi, del giardino all'inglese, quindi abbastanza selvaggio, contro quelli che volevano l'industrializzazione, quindi l'abbattimento degli alberi per far posto alle strade,
per far posto alle industrie, per far posto alle fabbriche. Sicuramente Tolkien, che era anche un cultore della letteratura inglese, ha presente questo e ritengo che l'abbia in qualche modo trasmesso. Non a caso poi Saruman viene cacciato dagli alberi, come dicevo prima, è la rivolta della natura, e credo che questo che compie Saruman sia un esempio della deforestazione odierna. Quando l'Amazzonia viene deforestata per costruire posti in cui si pianta la soia e per far sì che ci siano una industrializzazione selvaggia per questo, grazie alle grandi compagnie, eccetera, eccetera, è evidente che Tolkien voleva, e già ai suoi tempi si cominciava a intravedere qualcosa, già voleva denunciare il rischio di quello che oggi sta avvenendo, un dramma, perché la deforestazione significa la rottura di un equilibrio della natura e un rischio per l'uomo, per l'umanità intera. Grazie Anna, ti ringrazio. Adesso c'è una domanda un po' lunga che ti leggo in due tempi, di Fabio Malleo, che dice: Saruman, nel tentativo di comprendere la luce della veste e farla propria, la spezza, diventa multicolore, confuso. Non riesce a ricomporre il bianco luce della sua veste nella sua forma originale. Tolkien fa riferimento a coloro che riescono a comprendere solamente rompendo le cose senza saperle ricomporre? È un riferimento alla schiavitù verso una tecnica usata ma non compresa? Beh, sicuramente Saruman in qualche modo rappresenta la tecnica. Non a caso è quello che costruisce le armi, che costruisce gli eserciti, che costruisce una tecnologia che ovviamente Tolkien vede ancora in maniera quasi medievale, ma nel modo con cui la descrive fa vedere questa schiavitù, no? Verso una tecnica che viene usata. Certo, evidentemente la tecnica ha un valore che, se compresa bene, può essere sicuramente utile, ma è solo se compresa male. Non a caso Saruman è quello che possiede il Palantir. Il Palantir è la gemma che gli consente di vedere, che gli consente di divinare, ma lo usa male, così come affronta male Gandalf, no? Quando Gandalf va da lui per avere informazioni, lo tiene prigioniero, saranno le aquile poi che lo vengono a salvare, quindi le potenze del cielo, le potenze spirituali, le aquile sono Ainur in fondo, no? Ecco, Saruman è l'immagine di questa tecnica che non riesce a trovare la strada giusta, che non riesce a vedere se stessa e quindi decade completamente, e decade a qualcosa che però fa decadere anche le persone che in essa si riconoscono, perché gli orchetti sono l'immagine. Ecco, se noi andiamo molto spesso, a me capita, ma credo di essere deprecabile questo mio atteggiamento, andando in una metropoli come Milano e vedendo le persone che escono dalla metropolitana, io gli immagino orchetti, hanno visi da orchetti, poveracci, non è colpa loro, sono completamente rimbambiti per il lavoro che devono fare, perché magari hanno alle spalle 4 ore di treno, capita, no? Quindi arrivano, corrono a lavorare, no? Quando smettono di lavorare accendono disperatamente il cellulare, oppure si incollano davanti alla televisione, poi tornano a casa con lo stesso modo, con la stessa faccia, addormentandosi sul... Orchetti sono orchetti, no? E purtroppo vivono una vita da orchetti, non è colpa loro, però non hanno nemmeno la capacità di affrontare una strada, una via. Questo è il dramma della società moderna. Certo, non è nuova, anche Aldous Huxley l'aveva denunciato nel famoso romanzo Fiorirà la spidispra, ma queste case tutte uguali. Se uno va verso Milano e vede questi enormi palazzoni che sono le case popolari, no? Che naturalmente è un diritto avere una casa, però si rende conto che lì non possono abitare che orchetti, anche se non lo vogliono, anche se non lo dovrebbero, però è così, perché la società tecnologica ha bisogno degli orchetti, vive sugli orchetti, orchetti che ovviamente si basano su quello che dice il Saruman di turno e che si ammantano di quello che quello gli dice di fare. Se devono mangiare le cose del mulino bianco le mangiano, se devono vestire come vestire
che so io, le scarpe di una detta, le vestono così come ubbidiscono gli ordini di Saruman. Purtroppo, come diceva Carmelo Bene, il riferimento a Metropolis sta diventando l'uomo macchina. Certo. Bene, un'ultima domanda di Francesca Malpeli, che chiede se ci sono dei riferimenti ad Atlantide o comunque a società antidiluviane. Sicuramente, soprattutto nel Silmarillion, perché nel Signore degli Anelli ci sono dei riferimenti, anche gli elfi che se ne vanno, per esempio, possono ricordare la scomparsa di Atlantide, però nel Silmarillion è più complessa, perché ci sono città che scomparono, Valinor per esempio scompare, da luogo al reame di Gondor e di un altro reame, quindi è qualche cosa che è presente nell'immaginario di Tolkien, anche perché non dimentichiamo che Atlantide era un luogo, secondo anche quello che dice Platone, che comunque si riferisce a qualcosa avvenuto circa 5.000 anni prima di lui, no? E evidentemente in cui gli uomini avevano capacità e poteri particolari. Gli elfi, per esempio, hanno dei poteri particolari, sicuramente, e quindi c'è questa immagine di popolazioni arcaiche che in qualche modo hanno vita e che possono anche dare dei segnali, dei riferimenti o degli esempi. Quindi sicuramente Tolkien ha presente questo quando scrive sia il Silmarillion e anche il Signore degli Anelli, anche se in misura minore. Bene, allora io ringrazio tantissimo il professor Claudio Monvecchio per essere stato con noi questa sera, ti ringrazio a nome di tutta la Società dello Zolfo. Grazie a voi. È stato un vero piacere, abbiamo parlato della mitologia di Tolkien, sono stati sviscerati un sacco di aneddoti interessanti e ringrazio anche tutti voi che eravate tantissimi a seguirci. Quindi io vi ringrazio, vi rimando anche ai nostri canali che sono Facebook, Instagram, Telegram, dove potete trovare tutte le nostre novità, i corsi che proponiamo, e vi ricordo anche che questo sabato gratuitamente potete seguire di pomeriggio l'Alba d'Occidente, il convegno di esoterismo nazionale occidentale, che sarà proprio sul nostro canale YouTube. Vi auguro una buona serata e a prestissimo. Arrivederci.